Benvenuti a una nuova puntata di Facile e Veloce Opinioni. Questa volta ho il truccoso. Non volevo ricascarci, ci sono cascata di nuovo e soprattutto sulla nuova collezione Kiko. Perché? Perché non avevo abbastanza matite e non ne avevo fin troppe. Però giustamente queste sono di un colore bellissimo che non avevo. E le ho prese nuova collezione estiva e mi ha stupito in positivo, si è lasciato perplessa. Ebbene, volevo un po' parlare perché comunque volevo condividere a mo' di chiacchiera con voi perché non sono esperta. Mi sono piaciute, vi è piaciuta a proposito la collezione? Se l'avete provata, scrivete sotto i commenti e ditemi un vostro parere. A me hanno convinto tantissimo le matite che ho preso di un nero blu e di un marroncino marsala violetto. Ovviamente quelle cose le ho prese abbinandole a un mascara viola e mi hanno regalato tre prodotti che ho preso. E dopodiché ho preso anche un altro mascara, ovvero quello blu è un blush. Allora, le matite mi sono piaciute tantissimo, come casual sono veramente scriventi, veramente morbide. Io ce le ho da stamattina e praticamente mi è rimasto solo fatto un breve ritocco, però sono temperabili, ve lo devo dire, sono temperabili, non sono quelle automatiche, sono temperabili. Vi faccio vedere appunto la punta che la dovrò temperare fra poco. Di questo blu e di questo marroncino qua. Il mascara, diciamo che ultimamente le case cosmetiche forse ci sono sempre stati, ma non sono mai stati così apprezzati come negli ultimi periodi, chiacchieratissimi, questi mascara colorati. E io ho visto, non so se avete visto voi sui siti, sui blog, l'uscita dei nuovi mascara di Yves Saint Laurent, colori eccezionali estivi. Ma Kiko ha giocato soprattutto sui turchesi, blu oltremare, azzurri e viola che di solito si abbina a un colore invernale, invece il colore sta diventando il colore per la Kiko l'estate, e quindi l'ho voluto provare. Infatti l'ho messo da stamattina. Devo dire che fra tutti i mascara della Kiko mi è piaciucchiato un po' di più, nel senso che comunque colora, definisce bene le ciglia. A me devo dire che non è dispiaciuto. Io non ho provato quello della Yves Saint Laurent, però diciamo, penso che per il prezzo che ha un'ottima qualità. Quello che mi ha lasciato perplessa è stato questo blush, che per me, come diceva Trucchi.tv, è più un illuminante per quando sei abbronzata. Infatti, faccio vedere lo swatch, si sono mischiati i colori ed è venuto questa specie di sfumatura che brutta non è, però giustamente non è tipica di un blush in crema, quindi io non lo userei quando sono abbronzata. Ed è una cosa che finirò appunto entro l'estate, perché sinceramente non me la voglio portare oltre, perché o fin quando avrò l'abbronzatura, perché diciamo si usa soprattutto, secondo me, adatto per l'abbronzatura, e secondo me Kiko l'ha pensato per questo. Quindi sì, illuminante, sì, una specie di abbronzante lieve, pigmentato poco poco con glitter, insomma. Lo vedrei più come un glitter corpo colorato, ecco, più che un vero e proprio blush da contouring. Non è assolutamente qualcosa da contouring, questo è l'unico termine tecnico che ho utilizzato, buono e adatto, potete correggermi anche per gli altri, però mi ha lasciato perplesso e ho dato ragione a Trucchi.tv su questa cosa, che è più una cosa carina da mettere con l'abbronzatura come glitter, che è un vero e proprio blush, ve lo rifaccio vedere. Comunque, con i miei acquisti abbiamo terminato. Un bacione da Manuela, Facile e Veloce Opinioni. Spero che vi sia piaciuto e alla prossima.